circa il 30% avete API, quelli che si sono dimenticati finora la devono presentare entro il 20 di questo mese, quindi a brevissimo, no? Tramite l'associazione oppure personalmente, se uno è in grado di ha dimestichezza con il computer e vuole arrangiarsi, può anche arrangiarsi, se no tramite associazione. È gratis, È non gratuita, ma si spende soldi passare tramite se non l'associazione. si fa la denuncia di apicoltura, le sanzioni sono pesanti. Partono da 1.000 euro a 4.000 euro, anche per un alveare. Quindi bisogna assolutamente presentarla. Okay. La famosa richiesta del codice, Sì, la richiesta del codice si fa la prima volta la richiesta del codice, dopo ogni anno si fa la denuncia di apicoltura, ogni anno, da novembre a dicembre, dal 1° novembre al 31, ma poi noi abbiamo necessità di averle entro i 20 perché dobbiamo elaborarle, e quindi entro il 20 di dicembre deve essere presentate ogni anno. Con una mail meglio, se no venire, perché la prima volta bisogna che firmiate la delega all'associazione, dobbiamo avere il documento di identità e il modello, che si chiama modello A, apposito. Ok, quindi Quindi, se ho capito bene, uno se lo può prendere, diciamo, prima avere le api e poi denunciarle a se dicembre. uno che non ha le api adesso non denuncia niente, perché non le ha, Ah, non è che le devo denuncia nel momento in subito. cui le prende. Nel momento in cui uno inizia l'attività, si porta a casa l'alveare, da quel momento lì fa anche la denuncia. Poi sapete che l'associazione eventualmente vi dà la possibilità di acquistare i nuclei, no? I nuclei, le nuove famiglie, no? Tramite l'associazione. Avete anche un contributo dalla Comunità Europea per l'acquisto, che va dai 20-30 euro. Dico, mettiamo caso quattro casette, recupero un sciame, cosa devo fare? Che sciame di quando rinuncio? Allora, la legge dice che si fa una variazione più o meno del 10%, in più o in meno, no? Se tu ne prendi uno, nessun problema. Ma se ne prendi da 4, ne prendi 10, allora devi denunciarlo. Ok? Anche 4, 4, 8, il doppio, devi denunciarlo. Tutte le variazioni, anche il nomadismo si deve denunciare. Quindi se si fa una nuova postazione, bisogna denunciare la nuova postazione. Quando ci sono delle Viene variazioni. fatto il primo era, cioè io Sì, dove sì. portarla devo già farlo adesso, No, si fa nel momento in al cui, momento. certo, nel momento in cui tu sposti gli alveari e crei un nuovo apiario, lì bisogna inserire in banca dati il Anche nuovo se sta apiario. lì bisogna un mese poi Lo stesso, a farlo. perché fatalità, se passa l'ente preposto al controllo, che di norma sono i forestali, che sono diventati carabinieri adesso, che prima erano forestali solo, adesso sono forestali carabinieri o polizia, e fanno la verifica sul territorio che ci sono gli alveari, vanno a vedere in banca dati se avete denunciato, se li trovano, bene, nessun problema. Se non li trovano, possono sanzionare. Poi nell'apiario va messo il cartello col numero. Quando avete il numero, si mette il cartello con il numero scritto perché è identificativo. Cioè il veterinario o i carabinieri, eccetera, controllano il numero in banca dati, se c'è, bene, se non c'è, potrebbe partire anche un verbale con la sanzione. Quindi dipende sempre chi va a controllare. Se c'è il veterinario, di norma dice: va bene, mettete a posto. Invece gli altri non si sa. Ma se spostiamo tutte le armi, le spostiamo tutte da un'altra parte, basta spostare il numero dall'altra parte e fare in più la denuncia dello spostamento, Perfetto. però non si crea un altro apiario. Si chiude il primo se non lo usi più. Se non usi più il primo,
e ne fai un altro nuovo, si chiude il primo e si apre un nuovo aviario. Anche perché se fate nomadismo anche per 8 giorni, per 6 giorni, per 5 giorni, comunque per essere a posto si fa la denuncia del nuovo aviario. Anche perché ogni sempre tramite associazione. Perché ogni aviario è identificato con delle coordinate geografiche ben precise, quindi. Sì. Allora, tu lo sai già, quindi nel momento in cui voi date la posizione, o si fa, date anche la posizione col GPS, oppure noi andiamo in Google e verifichiamo, avendo la via e l'indirizzo, verifichiamo dov'è la posizione e scriviamo le coordinate. Okay? Se le fate voi sono più precise, se no andiamo alla ricerca noi. Scusa, e se, ho... se in mezzo al bosco è un po' più difficile, quindi dovete farle voi. Se ne ho 4 e non ne muoiono più, resto con 2, devo fare la denuncia per solo 2? No, perché magari se dopo prendi 2 sciami, o cioè le variazioni sempre più o meno al 10% dicono, se dopo è il 15, il 20 va bene, nessun problema. Se muoiono, dopo magari le integri, quindi aspetti e fai la denuncia a novembre, dicembre, quella annuale. Okay. Se io ho le armi le porto X, per un mese le porto Y, devo fare per un mese e poi, cioè, è che devo cancellare il ritorno poi. Comunichi lo spostamento prima e comunichi lo spostamento dopo, se no rimangono sempre scritte le prime e anche le seconde, quindi ne hai doppie. Cioè lo spostamento, ogni spostamento deve essere comunicato. Perché se comunicate solo il primo in andata e poi non comunicate il ritorno, avete 2 apiari. Perché noi possiamo sapere se le avete tornate. Anche se ne ho 4 anni e non posso più questa cosa. Ok. Allora, se siete in provincia di Vicenza e fate gli spostamenti in provincia, sono spostamenti aziendali, okay? E quindi si comunicano comunque lo stesso, soprattutto se la postazione è nuova, okay? Possono essere fatte queste variazioni. Se andate fuori provincia, attenzione, perché andate in provincia di Trento, ad esempio le Trento, Bolzano, che sono le province autonome, c'è bisogno del certificato sanitario. E allora lì bisogna rivolgersi al veterinario che rilascia il certificato. Però bisogna inserire la richiesta sempre tramite banca dati. Si fa la richiesta in banca dati, si chiede il certificato, provincia e regione, fuori regione. La provincia autonoma, nel senso di provincia autonoma, no, e regione. Fuori regione, ad esempio, chi è i confini tra regione Veneto, Emilia Romagna, no, e cosa c'è poi, il Friuli, eccetera, bisogna chiedere il certificato sanitario del veterinario. L'indirizzo okay. Email lì della provincia per averlo, per andare a vedere intanto, per capire se è possibile farsi da casa. Beh, per farlo da casa, uno che lo fa autonomo deve avere la possibilità di entrare in banca dati. Okay. Per avere la possibilità di entrare in banca dati bisogna chiedere a chi gestisce la banca dati, che è a Pesaro, mi sembra, Pesaro. No. E bisogna avere la carta di servizi, con la carta di servizi si entra, ti danno le password per entrare. Se non hai la carta di servizi non entri, è una carta specifica che può essere utilizzata anche la nuova carta che avete del codice fiscale, che ha il microchip. Sono due cose diverse, lo spostamento e l'iscrizione per avere il numero, perché prima ha detto che per avere il numero basta l'iscrizione, può, ha la possibilità con il computer, può anche... Sì, ma è una procedura che se tu vai nel sito dei veterinari, banca dati nazionale, sito dei veterinari, e vedi cosa serve per entrare, okay,
ti conviene iscriverti all'associazione, lo fa l'associazione, che siamo già autorizzati a entrare, ok? Quella è la strada migliore, più semplice. Se vuoi farlo, oggi ha telefonato uno che voleva arrangiarsi, aveva due alveari, voleva arrangiarsi, ha detto guardi, passo in associazione perché non riesco assolutamente a entrare. No. Quindi non è semplice, non è semplice. Ma siccome che l'associazione è a vostra completa disposizione, e gratuitamente. Gratuitamente, parte che se venite lì il martedì e giovedì che siamo aperti, se c'è qualche domanda, se c'è bisogno di qualcosa, diamo le informazioni. E in più si può andare a prendere un caffè assieme, noi non ti offendiamo. Non la brioche, basta solo il computer. Lasci messo qualcosa. Ecco, manca le due. Lì lo paga l'ultimo che arriva. Allora, su 10 volte che andiamo a prendere il caffè con Sella non lo facciamo pagare. E vi spiego anche il perché. Se devo pagare tutti i caffè a tutti, no, voi. Perché a novembre circa, non lo so, ha pagato lui e abbiamo avuto 20 giorni di acqua. Quindi se andate a prendere il caffè con Sella, pagatelo voi. Pagatelo voi. Se no, adesso nevica. Vabbè, un metro di neve se ho fatto lui. No, ecco, voglio dire, per carità, tutti siamo bravi a lavorare con il computer, però siamo gratuitamente a completa disposizione tutto quanto, vedevi altri, insomma, cosa che potevi fare. E dopo, l'associazione ha bisogno anche della vostra presenza, non siamo lì soltanto per dare qualche consiglio e basta, ma insomma, dobbiamo tenerla sull'associazione, dobbiamo far gruppo, conoscerci, ok? Pensate che l'associazione ha quasi 1400 soci in tutto il Veneto. La nostra associazione. Quindi gestire tutte queste dichiarazioni, denunce annuali è una cosa non semplice. No. Gestire poi gli spostamenti durante la stagione non è semplice, però lo facciamo, siamo a disposizione, lo facciamo, quindi nessun problema. Quindi ecco, ricordatevi di fare la denuncia. Okay. Bene. Diamo la possibilità a Alessio di partire con il video, parti già col video, con il filmato. Un attimo, grazie. Sì. Come dicevo prima, abbiamo Maya Bosco stasera, un grande professionista, sembra giovane però ha già alle spalle diversi anni di apicoltura, fa come mestiere l'apicoltore e stasera faremo una prima parte, una proiezione di un filmato, non so su che cosa, ma sulle api. Poi dopo te parlare anche spiega qualcosa. Spieghiamo. Qualcosa si spiega. La raccomandazione che vi faccio fate io attenzione. Di non aver paura di chiedere. Nel dubbio chiedete, perché se perdete un po' il filo di quello che è tutto l'andamento dell'apicoltura, io parlo per me, dopo si fa fatica a proseguire, no? Quindi non aver paura di chiedere, non siamo sotto interrogatorio, non siamo in tribunale, quindi chiedete pure, sto pronto? Sì. C'è il presidente, quindi due parole di inizio al presidente, vieni qua. E dopo meridio dai. Due parole di inizio e poi. Ma sono mai italiano. Dipende quando che si finisce dopo. Beh, avete visto che ci siamo organizzati in maniera diversa stasera, no? L'abbiamo già detto, così è molto più funzionale e mi scuso ancora per la volta scorsa dove avevamo i componenti del corso e anche gli apicoltori che erano seduti per terra o in corridoio, per cui ecco, abbiamo risolto il problema. Avete visto nella email che vi abbiamo mandato, non so se ne avevate parlato prima, che con il nuovo anno
iniziamo anche a fare una serata dedicata a, cioè libera, extra corso, cioè, facciamo una serata per gli apicoltori, per i nuovi, per i vecchi, cioè per tutti quelli che vogliono confrontarsi sull'andamento stagionale, avere suggerimenti, confrontarsi magari con gli apicoltori più esperti. Io suggerirei ai componenti del corso di partecipare a quella serata, è libera, non è una serata libera, non a pagamento, ecco, capiamoci, è proprio una serata di confronto che l'associazione mette a disposizione ogni primo martedì del mese, quindi abbiamo fissato così come calendario, per cui la prima sarà, mi pare, il 7 di gennaio, e avremo Magnabosco, Campese, Milan, cioè tutti i nostri amici più esperti, poi vedremo anche di integrare con altre persone, con altri esperti questa serata, perché serve, seguendo il ragionamento che faceva Milan prima, no? Anch'io non sono tanti anni, ma tutti abbiamo dei dubbi. E dal confronto con chi ha più esperienza, a volte si salva anche l'alveare, si salvano le api, e non abbiamo sorprese. Ecco perché cominciamo con gennaio queste serate. Adesso do la parola al nostro esperto. Se avete domande anche sulle api regine, perché me le hanno fatte la volta scorsa, Alessio, e ti ho citato qualche volta te e anche Campese, perché alcuni apicoltori nuovi o che hanno già degli alveari mi facevano delle domande sulle regine, perché vale la pena comprare una regina e non farsela. Io ho dato delle spiegazioni, ma magari se ti ricordi poi anche dopo offrire, affronta sì. Anche questo tema. Poi la parola a lui, buona serata. Mi è arrivato, ci avete visto nelle slide, qualcuno me le ha chieste, poi le abbiamo mandate per email, ma se avete domande anche questa sera sulla lezione precedente, fatele, non fate il problema. Oltre a quelle che loro si stima che abbiano bisogno per sopravvivere all'inverno, si può portare via tranquillamente, senza creare pericolo o danni per la famiglia. E questo sarebbe il mestiere dell'apicoltore. Verso la fine dell'inverno si devono controllare gli alveari per valutare lo stato di salute delle famiglie. Le api reagiscono ai colpi e alle vibrazioni e rispondono a chi bussa alla porta della loro casa. La mancanza di un ronzio di reazione è un segnale preoccupante.
adesso che gli alveari muoiono di fame. È probabilmente la causa maggiore di morte degli alveari in montagna. Quando sono dentro nei buchi così, sono morte di fame. Dipende dal fatto che non ci sono fioriture durante il periodo autunnale. Alcuni alveari sono presi in mira da altri e vengono un po' depredati di una parte delle loro scorte. Istintivamente, Renato cerca di rianimare la sua regina con il calore del respiro, nel vano tentativo di riportarla in vita. Ogni volta che ti muore un alveare, specialmente se ti muore di fame, ti senti colpevole di non aver provveduto a questa famiglia che te la senti a carico tu, insomma, in qualche modo. Tra le montagne della Valle di Zoldo, nel Parco Nazionale Italiano delle Dolomiti Bellunesi, vive la maggior parte degli alveari di Renato. Con i primi tepori del sole, le api si affacciano sulla porta di casa. Quasi tutte hanno superato l'inverno, grazie ad una tattica semplice ma geniale di sopravvivenza. Le api, naturalmente, assumono una posizione che si chiama glomere e è di forma grossomodo sferica, perché la sfera è il solido che a parità di volume ha meno superficie e quindi dispera meno calore. Quando la temperatura si abbassa di tanto sotto lo zero esterna, questo glomere si contrae e le api stanno tutte una vicino all'altra, fanno vibrare questi muscoli pettorali e producono calore. All'interno poi di questo glomere c'è un movimento continuo da parte delle api, quelle all'esterno che sono sottoposte a una temperatura più rigida, piano piano entrano verso l'interno e quelle verso l'interno, si crea probabilmente un moto, in modo che tutte riescano ad avere il calore. L'individuo invece che rimane sempre in mezzo al glomere è la regina, perché è l'individuo più delicato, mentre le singole api non sono importanti per la sopravvivenza della famiglia. Verso la fine dell'inverno si ha la prima deposizione di covata, allora questa temperatura deve essere mantenuta a 37 gradi costanti. Sulle colline del Piemonte il clima in questo periodo è già più mite. Si possono aprire le arnie senza arrecare disturbo ed esaminare lo stato di salute delle famiglie. Per loro è il periodo più delicato e importante dell'anno. Il problema vero è quello della ripartenza, e che è la ripartenza del ciclo vitale, perché le api sono fra i pochissimi insetti sociali e fra i pochissimi insetti che vivono l'inverno. C'è questo volano che deve ricominciare, queste decine di migliaia di api nuove che devono sostituire le vecchie, che sono le uniche che hanno durato l'inverno. Nel nostro ambiente quello che è fondamentale è il nocciolo, ma quello che è dominante sono i salici. I salici sono una pianta piena di vita e siccome è una fioritura precoce, è una fioritura generosa. Nelle prime belle giornate di fine inverno si possono notare alcune api che trasportano minuscoli globuli di vari colori. È il polline dei fiori, ricchissimo di proteine nobili. Le api hanno nelle zampe posteriori come delle borse chiamate cestelle, che le bottinatrici specializzate riempiono di granuli di polline, agglomerandolo con il nettare o con miele. Quello che è fondamentale per lo sviluppo di così tante migliaia, milioni di individui, più il polline che c'è la fondamentale importanza di tutti gli apporti proteici, in particolare, sono oltre la metà le piante che forniscono cose alle api. Anche piante che noi nemmeno immaginiamo. Pochi sanno che i fiori della ginestra dei carbonai, del narciso o addirittura del mais forniscono alle api il polline, in molti periodi più prezioso del miele stesso.
Già da qualche tempo la regina ha cominciato a deporre le uova, nell'incessante compito di rimpiazzare le centinaia di api che muoiono quotidianamente. 3 giorni dopo la deposizione, dall'uovo si sviluppa una piccola larva bianca. La sua crescita è rapida grazie ad un alimento sostanzioso, la farfa reale. Una secrezione delle api non raccolta in natura, ma prodotta dalle ghiandole della testa, uno tra gli alimenti più ricchi di proteine e di vitamine. Le operaie più giovani la producono nutrendosi soprattutto del polline che le sorelle adulte importano dall'esterno e che stivano nelle celle vicino a quelle di covata. Le larve destinate a diventare regine sono nutrite esclusivamente con pappa reale fino alla nascita e anche per tutta la durata della vita, che è più lunga di quella delle operaie e può arrivare fino a 5 anni. Verso il 6° giorno, le api nutrici provvedono a chiudere le celle con opercoli di cera e all'interno della cella, in 8 giorni, la larva si trasforma in ninfa. Il 21° giorno dalla deposizione dell'uovo, l'ape operaia è un insetto perfetto, pronto ad affrontare la sua breve stagione. Tanto per cominciare, deve darsi da fare per uscire dalla cella di covata, tagliando con le mandibole già efficienti l'opercolo di cera sotto il quale è ancora rinchiusa. Attorno a lei il via vai delle sorelle è frenetico, lo sviluppo della famiglia è tumultuoso. Un'ape regina può deporre fino a 2000 uova al giorno e nel periodo estivo, nonostante una mortalità giornaliera di circa 1000 api, un alveare può svilupparsi fino a contenere una popolazione di 60.000 esemplari. È come un unico organismo, un super individuo del peso di circa 5 kg, dotato di migliaia di bocche e di ali, che si rinnova continuamente per l'azione simultanea della regina che depone le uova, delle api che nutrono le larve e la covata, e di quelle che costruiscono, sorvegliano e rinnovano il nido e le scorte di miele e di polline. Il vantaggio del singolo si identifica nella sopravvivenza e nel vantaggio dell'intera comunità. Appena nata, l'ape comincia subito la sua carriera di operaia e sarà scandita nel tempo da mansioni diverse. La divisione dei compiti nelle api corrisponde in realtà a diverse fasi del ciclo vitale. Ogni ruolo è preparatorio di quello successivo. Il primo compito è quello di nutrice. L'ape nutrice accudisce le larve, produce la pappa reale, secerne la cera e costruisce le celle, provvedendo alla continua manutenzione dei fadi. Tutte operazioni che si svolgono all'interno dell'alveare, in attesa di uscire all'aria aperta e alla luce per affrontare il mondo esterno. L'astragalo e gli amenti fioriti di Bentland Nensis resistono nel vento gelido del Monti Sartorius, 1700 metri di quota. Dell'Etna, il vulcano attivo più grande d'Europa, sono ancora ricoperte di neve. Anche qui l'estate, che pure sarà torrida, è ancora lontana. Ma nelle migliaia di alveari della zona, l'attività delle api è in pieno fermento. In questo periodo, all'interno di celle appositamente costruite dalle api, le celle reali, le larve nutrite solo con pappa reale si preparano a diventare regine. Ma gli apicoltori devono tenere sotto controllo la nascita di nuove regine. Già osservando 2-3 terreni si riesce a identificare se c'è un'eventuale presenza di celle reali. Bisogna togliere queste celle reali perché in ogni alveare ci deve essere la presenza di una sola regina, di una sola ape regina. Se non si tolgono, se si dimentica qualcuna, appena nasce un'altra regina, la regina madre che c'è nell'alveare sciama, quindi diventa importante togliere queste celle reali perché altrimenti la famiglia si indebolisce, si rischia di perdere anche lo sciame e si rischia, diciamo, di perdere la protezione della famiglia. Ma le api non sono animali domestici e non sempre l'apicoltore riesce a controllare totalmente la loro vita. La nascita di nuove regine è anche un segno della vitalità e dell'indipendenza delle api. Appena nata,
la peregina comincia subito a nutrirsi di miele e pappa reale e a segnalare la sua presenza nell'alveare con il caratteristico canto. Nella tarda primavera nascono anche i fuchi, cioè i maschi, destinati alla fecondazione della nuova regina. Hanno occhi e corpo più grandi, sono incapaci di nutrirsi da soli e vivranno solo fino all'autunno, quando, esaurita la loro funzione riproduttiva, saranno uccisi o scacciati dall'alveare. A questo punto, in presenza di una regina più giovane, la famiglia può dividersi. Una parte sciama, cioè lascia l'alveare al seguito della vecchia regina per fondare una nuova colonia ed assicurare così la riproduzione della specie. All'uomo non resta che offrire ai profughi una nuova casa, accettando di scrollarsi addosso qualche migliaio di api, che mai, come in questo caso, però, sono inoffensive. Non fuggono perché hanno lo stomaco sociale pieno di miele, hanno lo zaino pieno in sostanza, no? Perché per fuggire devono inarcare l'addome. Sciamare, le api operaie che hanno scelto di seguire la vecchia regina verso una nuova destinazione hanno fatto scorta di miele per affrontare le fatiche dell'impresa con un'adeguata provvista di cibo. E questo è miele. Se abbiamo preso la regina, dovrebbero posarsi qua. Ogni famiglia ha un suo codice esclusivo composto da segnali chimici. I feromoni. Il particolare tipo di feromone della regina è quello più caratteristico e irresistibile, che attrae le api come una calamita. Ora ho visto la regina, ho visto che si stanno posando, le probabilità che rimanga sono elevatissime. E c'è la decisione collettiva che questa è una casa adatta per loro. E ora andiamo a metterlo al suo posto. La sciamatura è uno spettacolo straordinario. Al centro di tutto c'è la regina. Grazie a un composto ghiandolare che ne ricopre e impregna tutto il corpo e che tramite l'incessante scambio di cibo e il contatto delle antenne si diffonde fino all'ultima operaia, la regina riconferma continuamente la sua presenza nell'alveare. Ogni colonia ha il suo odore distintivo che permette alle operaie di riconoscersi e facilita la difesa dall'intrusione di esemplari di altre famiglie. Alcune operaie si incaricano di diffondere queste sostanze emesse da una ghiandola posta sul retro dell'addome, spargendole nell'aria con il movimento veloce delle ali. Ma un meccanismo biologico così sofisticato non poteva essere fine a se stesso. Le api sono apparse sulla Terra milioni di anni prima dell'uomo. Non è esagerato affermare che senza di loro non esisterebbe l'uomo stesso e gran parte della vita sul pianeta. È infatti grazie all'opera di impollinazione di molti insetti e delle api in particolare che si è sviluppata la biodiversità vegetale. Migliaia di specie vegetali si servono degli insetti impollinatori per riprodursi, attirandoli a sé con i granuli ricchi di polline e con una ghiozza secrezione zuccherina, il nettare. Primavera all'inizio della stagione delle grandi importazioni di nettare. In aprile gli aranceti fioriti ricoprono sconfinate distese della Sicilia e della Calabria. Le operaie bottinatrici riempiono la borsa melaria posta nell'addome e fanno la spola instancabilmente, se c'è bel tempo, dall'alba al tramonto. Un'ape può trasportare nella sacca melaria fino a 2,5 mg di nettare. Sono quindi necessari mediamente 60.000 voli per ottenere un chilo di miele. Nel mese di maggio, circa 1.000 km a nord, in Piemonte, nelle pianure lombarde e sulle Prealpi, è il tempo della caccia. Un'altra fioritura precoce e lussureggiante che può dar luogo a produzioni importanti.
sentono il profumo dell'etere di acacia, le api diventano frenetiche e insieme a loro anche gli apicoltori. Per tutti e due scatta la febbre della caccia. Francesco, come andiamo? Vabbè, l'ho fatto un'occhiata, è sempre andato bene, ma devo trovare la misura adatta a questo clima, perché ancora sono molto legato alla formula di mio padre, ma erano altri tempi. Cioè, il clima è cambiato e quello che faceva Onelio non è... Non va più bene. Sì, ma un po' corretto. Ma corretto. Bisogna trovare... Ho cercato, però non sono sufficiente. Per capire quello che succede, proviamo a metterci nei panni di un'ape e a guardare il mondo dal suo punto di vista, nella stagione della caccia. Per quanto possiamo, goffi, pesanti e senza ali naturali, come siamo noi mammiferi terrestri. Le nuvole bianche della caccia fiorita si distribuiscono a macchia di leopardo come boschi innevati tra le colline e lungo i fiumi. Tra di esse, le api esploratrici più esperte scelgono giorno per giorno qual è la zona più ricca di nettare, percependo senza sbagliare mai il momento magico nel quale i fiori ne secernono in abbondanza e arrivando a percorrere chilometri nella ricerca di una fioritura da bottinare. Costante? Beh, adesso non ero presente al momento. Tutti mi dicevano qua gli arti, vanno. Si vede che andavano solo quando non c'ero io. È andato bene sul Ticino, su Po, e qua siamo proprio alla fine, agli sgoccioli. Ma ora c'ho un melario, forse un melario e mezzo lì. È il periodo della consultazione ossessiva dei bollettini meteo, perché le condizioni di temperatura e umidità dell'aria influenzano notevolmente la produzione di nettare da parte delle piante di acacia. E per quegli apicoltori che effettuano il nomadismo, questa ricerca può diventare come un gioco d'azzardo, perché devono scegliere in anticipo dove portare gli alveari, indovinando quando i fiori avranno la massima concentrazione di nettare. Anche gli apicoltori sono iperattivi, si consultano e scambiano informazioni per cogliere ognuno quel momento magico che potrà decidere il risultato di un'intera stagione. Ma c'è anche chi telefona direttamente alle api. Alcuni alveari posti su una bilancia alimentata da un pannello fotovoltaico e dotati di telefono cellulare inviano un messaggio di risposta con i dati aggiornati di temperatura, umidità, peso degli alveari, incremento della produzione, variazione nel tempo, per capire se sta esaurendo la secrezione del nettare di una determinata zona e valutare se è opportuno trasferire altrove gli alveari. Le zone di raccolta, come fanno le api esploratrici a comunicarlo alle loro sorelle? Una cosa che mi colpisce molto e che mi dà molta gioia è riconoscere la danza che loro fanno per comunicarsi fra di loro il posto dove hanno trovato i fiori. L'ape che ha individuato una fioritura abbondante torna nell'alveare e raduna le sorelle attirando la loro attenzione con movimenti veloci e oscillazioni del corpo. Si vede proprio magari un'ape in particolare che comincia a camminare in modo strano, a dondolarsi, a... La danza delle api è un vero e proprio linguaggio. Un percorso circolare indica che le fonti di nettare si trovano nelle vicinanze. L'intensità e la frequenza del movimento suggeriscono l'abbondanza o meno del raccolto. Muovere le ali in modo particolare, come sta comunicando alle altre, la
impostazione giusta. La danza della coda, che descrive un tracciato a forma di otto, indica la direzione di una fioritura lontana anche centinaia di metri, riferendola alla posizione del sole. E questa è una cosa che si vede a vista d'occhio e da piacere, no? La diminuzione della forte importazione di nettare nell'alveare è il segnale che è arrivato il momento di emigrare verso un'altra zona più ricca. Ciò richiede l'osservazione attenta di altri ambienti e territori, nonché la ricerca del permesso di posizionare l'apiario su un fazzoletto di terra, anche se sovente sono gli agricoltori stessi a richiedere la presenza delle api per favorire l'impollinazione delle coltivazioni. L'esperienza, la capacità di osservazione, ma anche l'intuito e a volte la fortuna, suggeriscono quando è il momento di migrare verso una nuova postazione di raccolto. Il tramonto è il momento adatto per chiudere le arnie, con una retina che lasci respirare le api per caricarle poi agevolmente sui camion. La transumanza degli apicoltori avviene di notte, quando le api non lavorano, o meglio quando non volano più e lavorano all'interno dell'arnia per disidratare, elaborare e stivare il nettare trasformandolo in miele. Francesco lascia i boschi nel parco del Ticino, dove le fioriture di acacia sono al termine, per trasferire gli alveari sulle colline o sulle prealpi, dove la fioritura è appena agli inizi. Anche Rosi e Marica trasferiscono i loro apiari dalle pianure del Piemonte al parco delle capanne di Marcarolo. Devono fare in fretta, concludere l'operazione prima dell'alba, quando le api saranno impazienti di uscire per un nuovo giorno di raccolta. Renato riporta le sue api in montagna, verso le fioriture dell'estate. La meta è una valle solitaria e incontaminata nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Un viaggio lungo quasi una notte, su stradine impervie, dove la velocità deve essere ridotta, anche per evitare uno stress alle api. Quando i primi raggi del sole colpiscono le cime più elevate, le famiglie arrivano a destinazione. La foresta di Caiada, 1000 ettari di boschi e prati alpini incontaminati. Ancora qualche minuto e le api potranno finalmente uscire nell'aria fresca del mattino per esplorare il nuovo territorio. Per loro è come tornare indietro nel tempo di quasi un mese, dato che la stagione in montagna è in ritardo. Per questo può anche succedere che nei giorni successivi qualche famiglia decida di sciamare. Per Renato si ripresenta il solito dilemma. La sciamatura è un fenomeno molto coinvolgente, che ti prende proprio. Però dal punto di vista dell'apicoltura di reddito è un'iettatura. Per un apicoltore professionista, dal punto di vista proprio pratico, sarebbe più logico lasciare che il sciame vada, a meno che non sia proprio molto comodo. Però alla fine, quando vedi lo sciame, almeno a me riesce difficile non andare a raccoglierlo, e devo farlo veramente un po' di mente locale, perché no, lascia che vada, insomma, perché non ti conviene. Alla fine vado a raccogliere quasi tutti, insomma, sapendo bene che sto perdendo un po' di tempo. È una sfida, specialmente se sono messi in posizioni molto, molto scomode, molto difficili, allora è un po' una sfida. E riesco a sottrarmi a questa sfida solo se lo sciame è molto piccolo. Se lo sciame è grande, devo farlo, insomma, mi accorgo sempre. Però un po' più forte di me, lo è.
scelta di fare l'apicoltore implica avere una passione. Se uno poi lo fa in montagna, la cosa deve essere ancora più sentita, perché non è possibile avere delle produzioni rilevanti, soprattutto per quello che riguarda poi il clima, caratterizzato da inverni molto lunghi, primavere piovose e estati fresche. Non tutti i fiori fioriscono nello stesso periodo. Ci sono delle fioriture che iniziano in marzo, come da noi per esempio c'è l'erica carnea, poi seguita dal tarassaco, poi c'è l'acero, poi ci sono i fiori di prato, fino ad arrivare al rododendro dell'alta montagna, che fioriscono fino verso la metà di luglio. È possibile, spostando gli alveari, approfittare di queste fioriture, perché generalmente iniziano da una quota più bassa e vanno una quota sempre più alta, almeno in teoria sfruttarne più di una. Il raggio di azione delle api bottinatrici può estendersi fino a 3 km e in condizioni particolari può essere superato. Ma in montagna c'è un problema in più: i grandi dislivelli da compiere ad ogni volo, che possono arrivare fino a 1000 metri. Le api scelgono fioriture poste più in alto rispetto all'alveare, in modo che il volo a pieno carico si svolga in discesa. La bottinatrice torna con il suo carico all'alveare e difficilmente si perde. Con degli appositi voli chiamati della gioia, le api che passano di grado e divengono esploratrici e raccoglitrici fanno il punto dell'alveare rispetto alla posizione del sole. La selezione naturale ha creato una macchina perfetta. L'ape possiede 6 zampe indipendenti, dotate di una mobilità estrema e di minuscoli artigli e ventose che le permettono di aggrapparsi dovunque. Le 2 antenne mobili al centro della testa sono gli organi sensoriali dell'odorato, dell'udito e del tatto. La bocca è un apparato complesso e sofisticato, composto da più elementi, adatti a diverse funzioni. Le mandibole all'occorrenza sono cesoie, pinze e spatole. La lingua, detta anche ligula o proboscide, lunga fino a 7 mm, serve per aspirare il nettare dall'interno dei fiori e trasferirlo alle altre operaie, in un continuo processo di arricchimento e maturazione. Serve per nutrire le api neonate, per svolgere i lavori di pulizia delle cellette, per stivare il miele maturo e il polline nei favi. Il narciso dei poeti, il geraneo selvatico, l'erica, la salvia. Ogni fiore esistente al mondo ha il suo codice di identificazione, inconfondibile come un'impronta digitale. È il polline. Grazie all'analisi delle tracce di polline, si può conoscere esattamente l'origine di ogni miele, e il miele è l'unico alimento che possiede una identità a prova di falsificazione. L'analisi pollinica è passeggiare dagli ambienti. Le api sono andate a spasso in un ambiente, hanno riportato all'interno dell'alveare quello che hanno trovato nell'ambiente e io qui lo posso osservare. Quando analizzo un miele di un ambiente coltivato e vedo piante coltivate e malerbe, mi diverto molto di meno rispetto a quando analizzo un miele, per esempio, di montagna, in cui trovo il rododendro, la campanula, la genziana, il miosotis, non ti scordare di me, e tutte le piante belle che ci sono in alta montagna. È proprio come fare una passeggiata. Una spora di fungo indica miele di bosco o miele di melata. È l'unico miele che non proviene dalla secrezione dei fiori, bensì dal residuo zuccherino della linfa di alcune piante come l'abete, di cui si cibano afidi e altri insetti parassiti. Rimane attaccato ai rami degli alberi e viene bottinato dalle api, che lo raccolgono e lo lavorano come se fosse nettare. Il miele che se ne ricava, ricco di oligoelementi e di minerali, è molto pregiato. Le piante rimangono tutta la vita nello stesso luogo, gli insetti volano. Da questa diversità nasce l'alleanza tra due mondi, i fiori e gli insetti che li visitano.
Una quantità enorme di specie vegetali ha bisogno degli insetti per riprodursi e li attira con offerte di cibo e colori sgargianti. Ma il vero obiettivo è dare un paio di ali al polline per fecondare altri esemplari della stessa specie. Una cosa è certa. Tra le migliaia di insetti impollinatori, le api hanno conquistato un ruolo fondamentale, in simbiosi anche con l'uomo. Sono infatti economicamente molto più importanti per l'ambiente nella loro azione di fecondazione agroforestale che non per il ricavato dei prodotti dell'alveare. Qui facciamo vedere in particolare questo è il fiore maschile e qui c'è la preparazione per il fiore femminile. Come vediamo sotto già c'è il focomaretto. Allora, per verificare che l'impollinazione sia avvenuta basta vedere quando casca il petalo che il focomeretto praticamente comincia ad ingrossarsi. Come vediamo questo leggermente comincia ad ingrossare. Qui vediamo che le api hanno già fatto il loro lavoro. Qui ad esempio possiamo vedere il fiore che ancora non è stato impollinato e ancora mantiene aperto proprio per attirare il lavoro delle api. Questa invece è la parte del fiore maschile dove le api prenderanno il polline per poter impollinare. Noi possiamo fare anche questa operazione manuale, però chiaramente ci rendiamo conto che è impossibile essere competitivi e affidiamo proprio alle api questo servizio. Ma se l'uomo ha bisogno delle api, le api hanno prima di tutto bisogno di un ambiente naturale. Fortunatamente l'uomo non è invece riuscito ad industrializzare l'allevamento delle api. L'essere umano non riesce a intervenire al posto della natura. C'è bisogno delle condizioni climatiche della natura, dell'aiuto della natura. Cioè la famiglia ha bisogno della fioritura, ha bisogno del nettare, ha bisogno del polline raccolto in natura, perché noi da soli non riusciamo. La cosa che noi possiamo fare, esseri umani, per lo sviluppo buono di una famiglia è quello di portarle, di metterle in posti giusti, in posti dove ci sono delle fioriture, dove ci sono delle condizioni climatiche di terreno più appropriate per loro. I boschi di castagno della dorsale appenninica e delle prealpi fioriscono all'inizio dell'estate. Le api ne ricavano un miele di colore scuro, rossiccio, dall'aroma forte e dal sapore piuttosto amarognolo. I grandi filari di eucalipti piantati per bonificare la Maremma toscana, il litorale laziale e vaste aree del meridione forniscono uno dei mieli uniflorali più pregiati. Le api sono intorno a noi anche quando non ce ne accorgiamo. Quando passiamo sotto un tiglio in piena fioritura, dovunque si trovi, oltre al profumo intenso, possiamo sentire anche un forte e caratteristico ronzio. Forse l'alveare è lontano chilometri, ma le api non si sono lasciate sfuggire questo ricco bottino. Il giallo intenso dell'elianto, il girasole coltivato per l'olio e il biodiesel, è diffuso ogni estate in tutta l'Europa centrale e meridionale. Anche qui troviamo numerose le api, spesso in compagnia dei bombi. Uno dei mieli più diffusi è chiamato Mille Fiori, ma i fiori visitati dalle api sono ben più di mille. Alcuni solo per il polline, che non serve per fare il miele ma è utilissimo per la nutrizione delle api e della covata. Altri solo per il nettare, altri ancora per entrambi. Fiori dal valore insignificante per l'uomo, per le api sono invece un tesoro prezioso. Osservare le piante dal punto di vista delle api rivela scenari sorprendenti. La lavanda nel giardino, la malva in un terreno incolto, gli asfodeli in un parco cittadino, l'interno dei fiori di melone o di zucchina nell'orto ospitano più spesso di quanto crediamo milioni di api in piena attività. Le api sono intorno a noi, più di quanto ci immaginiamo. E riescono a sfruttare le risorse degli ambienti più diversi, a condizione che ci siano fiori ricchi di nettare o di polline. Quando
quando arriva l'autunno e il paesaggio sembra impoverito, il regno vegetale offre ancora molte opportunità. Nella Maremma toscana e in Sardegna, ad esempio, in ottobre fiorisce il corbezzolo, dal quale le api ricavano un miele denso e dal sapore particolarissimo, amaro, speziato, prodotto in piccole quantità e molto ricercato dagli intenditori. Integrale della valle dell'Anapo, i muraglioni della vecchia ferrovia dismessa Siracusa-Canicattì sono ricoperti dall'edera helix in fiore. Molto diffusa allo stato spontaneo in tutta Europa, anche nei boschi e in molte varietà ornamentali, questa specie è di enorme importanza per le api, che dibottinano grandi quantità di nettare e di polline. La fioritura prolungata fino ad ottobre inoltrato fornisce anche una valida riserva invernale per le colonie. I mieli uniflorali di edera sono di colore bianco-grigiastro, con aroma delicato, sapore amarognolo e consistenza cremosa. Sempre in Sicilia, in un'area protetta gestita dal Corpo Forestale dello Stato, negli anni 60 venne piantata a scopo di bonifica una varietà di eucalipto autunnale. Qui Filippo Leonardi ha ottenuto il permesso di portare le sue api. La caratteristica anche di questo fiore è di avere un calice grande e quindi di contenere parecchio nettare, che riusciamo a vederlo già a occhio nudo, il luccichio del nettare. Questa fioritura riesce allora ad avere una buona scorta per l'inverno, va bene, sia come api che anche come mia. Mentre le vediamo all'opera sui fiori, altre sono impegnate nell'alveare. Il nettare, per diventare miele, deve essere trasferito da un'ape all'altra. Il miele, infatti, non è una semplice miscela di zuccheri nobili, bensì una sostanza ricca degli apporti vitali che gli provengono dalla sua doppia provenienza vegetale e animale. Giunta all'alveare, l'ape bottinatrice consegna la sua preziosa microgoccia alle giovani api di casa, che provvedono ad incorporarvi gli enzimi vitali. Le api ventilatrici si incaricano di ridurne l'umidità, provocando una circolazione forzata di aria dall'ingresso dell'alveare. E quando il nettare è trasformato in miele ed è maturo, provvedono a sigillare le cellette con un opercolo di cera. Delle api mi piace che non è mai un lavoro uguale, no? Cioè ogni stagione è diversa e tu comunque non sai mai come sarà la prossima, ti metti sempre in gioco in pratica, no? La lavorazione con cui si ottiene il miele è molto semplice, specie se paragonata agli altri processi necessari per ottenere gran parte degli alimenti di cui si nutre l'uomo. L'apicoltore toglie i melari dove è depositata la scorta in eccesso di miele e con vari sistemi, tra cui un forte flusso d'aria, allontana le api che in volo ritornano nell'alveare. L'estrazione del miele è semplicissima. È necessario solo asportare l'opercolo che tappa le cellette, utilizzando forchette, coltelli o macchine più complesse. E quindi far girare a forte velocità i fari per ottenere la fuoriuscita del miele dalle celle, grazie alla forza centrifuga. È sufficiente poi filtrare le particelle di cera che ancora sono inglobate e il miele è pronto per essere consumato e conservato. In un mondo che... Le ricerche più attuali hanno evidenziato che alcuni ricchi apporti vitali del miele con il tempo si degradano. È quindi sempre meglio scegliere il miele che dichiara con chiarezza dove e quando è stato prodotto e consumarlo entro 2 anni dalla produzione. Posso anche assaggiarlo, sì. Castello purissimo. C'è migliore. Esistono tanti mieli perché esistono tante piante. Il miele è miele solo se l'uomo non ci aggiunge niente. Un prodotto al quale si è aggiunto qualcosa non si chiama più miele.
per cui queste differenze di colore, dal chiaro allo scuro, dal liquido al solito, dal bianco al giallo, sono differenze dovute alle piante, e dei mieli così diversi all'aspetto non possono non essere diversi a livello di odore e sapore. Finalmente, in una delle più importanti capitali dell'apicoltura, nella città del miele di Castel San Pietro Terme, arriva la ricompensa a tanto lavoro. I mieli migliori si aggiudicano i riconoscimenti del concorso delle tre gocce d'oro, come premio al termine di una stagione di rischio e dedizione. Il territorio di Castel San Pietro Terme vanta una tradizione apistica molto antica. Già alla fine dell'Ottocento operavano aziende agricole dedicate esclusivamente all'apicoltura. Da oltre mezzo secolo a Castel San Pietro, tutti gli anni in settembre si tiene la borsa e la fiera nazionale del miele. È un'occasione di promozione per i consumatori e d'incontro per tutti gli apicoltori professionali o i semplici appassionati. Dall'altra parte d'Italia, posta sul versante orientale dell'Etna, Zafferana Etnea si distingue come uno dei centri di riferimento del miele in campo nazionale. Il 10% della popolazione attiva si dedica all'apicoltura. La tradizione dell'apicoltura della Sicilia orientale risale al periodo della Magna Grecia, come testimoniano gli antichi fascetti, armi leggerissime e resistenti, fabbricate da artigiani specializzati della zona Iblea, utilizzando il legno secco della Ferula communis, una pianta selvatica infestante dei pascoli aridi del Mediterraneo. Il miele è un ingrediente indispensabile di molti dolci tipici della zona, dai celebri torroncini alla cubaita, ai mostaccioli, alle zeppole. I fine settimana del mese di ottobre sono tutti dedicati alla festa d'autunno, una grande mostra all'aperto dei prodotti tipici della zona, primo fra tutti i mieli e i prodotti dell'alveare. Ma la vera star della manifestazione è lei, l'ape regina. È notevole l'alone di fascino che la circonda, e tutti la vogliono vedere. Molti la vogliono immortalare. L'allevamento di api regine selezionate e la produzione di pappa reale sono due specialità del mestiere di apicoltore strettamente collegate. Si tratta di stimolare la costruzione di celle reali in alveari mantenuti orfani di regina, esaltando in questo modo l'istinto delle operaie a produrre la pappa reale, che è alimento delle larve e quello principale dell'ape regina. Nella Maremma toscana c'è un'azienda apistica specializzata nella produzione di api regine selezionate e di pappa reale. Sono due produzioni che richiedono conoscenze specifiche e molta professionalità. Ma questa azienda apistica produce anche qualcosa di più importante. Produce speranza. Allora, non mi aspettavo questo, però cosa deve dire? È un amore. In poco tempo proprio sono innamorato di Napoli, perché mi danno soddisfazione di vedere come lavorano. Delle api si può parlare tanto, secondo me ancora non è scoperto tutto. Questo non registra, dai. Hussein, Emanuele, Alfio e Antonello frequentano un corso di qualificazione professionale realizzato in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Assistenza agli Infortuni sul Lavoro. Sono persone che hanno subito gravi incidenti e questo
questo particolare ramo dell'apicoltura rappresenta una prospettiva nuova rispetto alle classiche attività per disabili. Il contatto con degli esseri viventi così straordinari come le api fornisce nuovi significati. Fare l'apicoltore è un mestiere di cui ci si può vantare. Vivere all'aria aperta fa bene alla salute e migliora l'umore. Nell'azienda agricola di Alberese, immersa nel Parco Nazionale dell'Uccellina, si svolgono le esercitazioni pratiche di allevamento delle api regine. Ogni alveare in miniatura contiene una piccola famiglia, con la sua giovane regina appena uscita nell'unico volo della sua vita per essere fecondata dai fucchi. Gli allievi devono imparare ad individuarla, catturarla, contrassegnarla e inserirla nella speciale gabbietta da viaggio in compagnia di alcune ancelle che l'accompagneranno verso la nuova destinazione. Quando tu le vedi infilate così, le prendi per le ali, così, tieni il dito sopra, così, le infili evitando di toccargli la parte del procedione. Tappi, non deve portare a casa. Non se le porta io a casa. C2, mi dai 3. Io le api prima le odiavo nel senso buono, sapevo che dava il miele, pappa reale, tutte propoli, tutte queste cose, però avevo sempre il terrore io delle api, della paura del pizzico, era un mondo che non conoscevo. Ora invece lo non ce l'ha mai. Alfio faceva il camionista quando un giorno, a causa del ribaltamento di un mezzo di lavoro, è rimasto imprigionato per alcune interminabili ore nell'asfalto bollente. Dopo una lunghissima degenza in varie cliniche è riuscito a rimettersi in piedi. Hussein era ferroviere in Bosnia. Di religione musulmana, per sfuggire agli orrori della guerra e della pulizia etnica, si rifugiò in Italia, trovando lavoro come boscaiolo. Un giorno è stato travolto da una catasta di tronchi, ma il padrone lo ha abbandonato sul luogo dell'incidente, perché lavorava in nero. Prima o poi pungono, però non è per preoccuparsi. Questo è un caricabatterie, ha un'autonomia di 2 giorni. Il ginocchio ci sto perché ho un arto artificiale elettronico, mi permette di stare inclinato fino a 320 gradi. Ora qui è un terreno un po'... Ho preso il primo pungiglione, primo pizzico ho sentito, aspettavi fino che ho preso. Guardi, qui, non si vede di... Mi trema il dito però. Insomma, normale un po' che trema. Queste sono cose normali. Ah, vedi com'è arrabbiato. Vuoi riprendere un altro? Insomma, se... Quante deve essere? Siamo qui all'aria aperta, in campagna, con i miei amici. E a me mi piace l'aria, la campagna. Poi delle api sono affascinanti, è un mondo davvero da imparare molto sulle api. Poi mi piace il contatto con le api. Sono buone. Non è vero che sono cattive. Oggi poi è anche, diciamo, il mio anniversario dell'incidente. Sono 19 anni, purtroppo ho subito questo incidente. E passare una giornata così, nel giorno dell'incidente, per me è fantastico. Chi la consegno? Non mi tutt'ascrivo io. Io spero che diventerò un apicoltore. Sì.
E niente, adesso abbiamo visto sto video un minuto fa che ho le foto. Come non so se avete notato, l'aspetto miele l'abbiamo visto solamente alla fine del filmato, perché diciamo che è un apicoltore che inizialmente deve essere spinto da una passione verso le api. Il miele è quasi uno sbaglio che capita facendo il mestiere di apicoltore. Se uno parte con l'idea tengo le api perché voglio il miele, parte già dal punto di partenza un po' sbagliato, perché uno perde secondo me quello che è il gusto di accudire questi animali, che hanno alcune peculiarità abbastanza singolari. Abbiamo visto nel filmato come l'Italia è talmente lunga che ogni ambiente le api si comportano in modo diverso, dalle Alpi alla Sicilia, al Piemonte. Quindi adesso vediamo un po' quelli che sono, vi accenno un po' quelle che sono le dinamiche che abbiamo qua in zona nel gestire le api. Tenete presente, tipo adesso tanti, ve lo dico in partenza, vanno su internet, Facebook, seguono i consigli di gente un po' che si improvvisa apicoltori. Ogni ambiente ha le sue caratteristiche, quindi non è detto che un consiglio che viene da chissà dove sia valido da applicare qua. Quindi insomma, adesso siete alla seconda lezione, magari quello che vi dico sarà un po' complicato da capire inizialmente, perché sono anche qualche termine specifico dell'apicoltura, ma pian pianino, insomma, senza tanta ansia, e uno nel corso delle lezioni penso che venga tutto più facile. Poi abbiamo visto la complessità che hanno le api come animale, perché l'alveare è un organismo molto complesso, è costituito dalle regina, dalle operaie, dei fuchi. Ogni ape ha la sua funzione in base all'età, quello è un equilibrio che muta nel corso della stagione. Ad esempio adesso abbiamo le api che sono inglomere, vuol dire che sono ferme, abbiamo visto che fanno una palla che mantengono solamente il calore. Più avanti nella stagione incominceranno l'accudimento della covata, ecco che da lì nasceranno le api nuove che faranno il lavoro nella stagione, saranno le api che vanno a raccogliere il miele, il polline. Tutte queste cose vanno anche inserite in quel che è il contesto ambientale, come accennavo. Allora, ogni ambiente ha i suoi fiori. Nel contesto ambientale purtroppo abbiamo anche gli agricoli che usano tanti veleni, anche quello è un aspetto che va considerato. Tenere le api adesso è diventato molto difficile per quel discorso lì, tante zone sono off limits per gli apicoltori di fatto, perché tenere le api vicino a vigneti, coltivazioni intensive di ciliegie, vuol dire che muoiono. Ma domanda, anche se per caso l'agricolo fa i trattamenti tipo la sera, quando le api volano e vanno molto distante, quindi te puoi avere il confinante che si comporta anche in biologico. Ma però... domanda specifica, nel senso, se quello che fa i trattamenti alle ciliegie e bla 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 lo fa di notte o di sera, quindi quando le api sono già rientrate, aiuta o alla fine non serve a niente? Perché dipende che trattamenti fa. Comunque di largo uso è l'uso di sistemici, che insomma la pianta una volta che viene trattata mantiene il veleno fino al frutto, quindi se il veleno non lo assume, perché può essere che le api vanno la mattina a raccogliere un po' di acqua sulle foglie e prendono il veleno del trattamento. Vanno sul fiore, anche il polline a sua volta può essere avvelenato, quindi il problema degli avvelenamenti è, purtroppo è una cosa molto sentita. Parlo personalmente, abbiamo un'azienda, siamo io e il babbo e il ragazzo, che siamo tutti i giorni dalle api, anche adesso che è inverno, tutti pensano che gli apicoltori non fanno niente, invece oggi abbiamo passato tutta la giornata a vedere come sono messe, e quindi vediamo costantemente queste problematiche, quelle che possono essere l'uso di veleni
o le monoculture tipo il mais e la soia che non danno spazio a quelle che hanno bisogno le api, che fondamentalmente è una biodiversità. E se il pascolo è un po' abbandonato a se stesso, è un po' selvatico, le api raccolgono nel corso di tutto l'anno quasi. C'è un susseguirsi di fiori, di pollini, di nettari diversi, che fa sì che le api stiano bene. Dove che troviamo solo mais, solo soia, solo frumento, ci sono lunghi periodi dell'anno che le api non trovano niente e noi apicoltori siamo costretti a fuggire da queste zone. Lì parlavano del nomadismo, abbiamo visto che caricavano le casette di notte per andare a seguire le fioriture. Spesso è un nomadismo che si fa per fare più miele, alle volte purtroppo è un nomadismo di fuga. Quindi adesso voi siete all'inizio, ma anche quelle piccole casette, con poche casette, incominciare già col piede giusto, secondo me ne vale la pena. Se uno ha la possibilità e si cerca un posto in collina o un po' distante da fonti di inquinamento, ecco, di questo tipo. Un altro aspetto che nel video non hanno parlato, adesso vi faccio un piccolo accenno, poi penso venga fatta una lezione più specifica. Le api possono anche ammalarsi, quindi qua abbiamo visto che va tutto bene, in realtà ci sono anche alcune problematiche sanitarie che non vanno sottovalutate, che richiedono degli interventi ben specifici da parte dell'apicoltore, che non sono difficili di per sé, ma vanno fatti nei tempi giusti. E quindi uno che incomincia con le api non può dire vado quando voglio, sono le api che comandano queste cose. Quindi anche se uno ne ha poche, va via 2 mesi in estate, in ferie, fa fatica a conciliare queste cose. Bisogna che si impari pian pianino il calendario, si organizzi la sua vita in modo da avere qualche piccola soddisfazione, perché se uno ogni anno viene in associazione e compra 10 sciami perché è senza api, è un po' triste. È bello che uno possa mantenere la propria popolazione in modo che sia anche una cosa un po' piacevole. Se avete domande, dopo fatele quando volete. Il filmato parlava un po' anche di com'è l'andamento nel corso delle stagioni. Adesso cosa succede? Che le api sono ferme, sono inglomere. La loro attività è strettamente limitata a quel che è mantenersi calde, aspettando che l'inverno finisca. Loro hanno un meccanismo per cui fanno una palla dove lo strato esterno non è che scaldi le api all'interno, ma fa solamente da isolante, in modo che il freddo dall'esterno non vada a congelare le api all'interno di questa palla. E loro hanno un movimento dall'interno all'esterno dove le api si danno il cambio attraverso i movimenti e consumando le poche scorte che hanno lì vicino, loro riescono a mantenersi in vita. Cos'è che poi farà, darà l'impulso alle api di ricominciare la nuova stagione? Sarà l'allungarsi delle giornate e di conseguenza anche le prime fioriture che ci saranno nel bosco, nel sottobosco. Ad esempio, già a Natale comincia magari qualche calicanto, nei giardini, specialmente qua in città, ce n'è più di uno. A fine gennaio comincia il nocciolo, che è il primo polline. Poi nel sottobosco abbiamo altre fioriture in ferraio, come può essere il corniolo. Poi c'è il susseguirsi di tutte le piante, come il ciliegio, il biancospino, il ciliegio selvatico, il melo, arrivando al tarassacco, la colza, che ne è coltivata abbastanza qui in zona. Queste fioriture mano a mano che vanno avanti sono sempre più imponenti, quindi la famiglia è sempre più sottoposta a uno stimolo. E quindi partiamo da una famiglia piccolina, che è la famiglia invernale, che questa si sviluppa fino a riempire completamente l'alveare. Penso che la settimana scorsa abbiate visto come è fatta una casetta. Ecco. Si parte da 5-6 telaini in inverno, 7 le famiglie più belle,
arrivano nel giro di un paio di mesi a riempire tutta la casetta e avere necessità di mettere sopra i melari, che sarà dove le api vanno a depositare il miele in eccesso, che sarà quello che poi noi andiamo a togliere. Si spera, si spera, perché se viene come quest'anno è già un miracolo tenere in vita le api, perché abbiamo avuto una stagione con un andamento climatico che ha fatto un po' spavento. Sempre nel filmato, prima, no, quasi all'inizio del filmato, faceva vedere come visitava le famiglie durante la stagione invernale e dice, ecco, questa qua, bussando, la famiglia non rispondeva e ha trovato la famiglia morta. Questa famiglia è morta perché il 90% durante l'inverno mancava nutrimento. Allora, domanda... noi possiamo fare qualcosa per ridurre al minimo questa eventualità che durante l'inverno muoiano? Beh, certo, sì. Un bravo apicoltore ha una moria che è fisiologica da quel che è l'accudimento delle api. Si parla di un 5-10% che può essere fatto da mille variabili che serve fatica da gestire. Però un apicoltore accorto, che ha le sue esperienze, capisce quando deve intervenire. C'è l'aspetto sanitario e l'aspetto nutrizionale. Può esserci che vengono delle stagioni in cui le api hanno bisogno di essere alimentate anche massicciamente, perché fuori non trovano niente. In tante zone d'Italia, nel meridione, hanno autunni lunghi, quindi le api raccolgono per mesi e mesi e non hanno bisogno di alimentazione. Da noi, già da fine estate, siamo costretti a dargli tanta alimentazione alle api, perché abbiamo un autunno che sarà 20 giorni dove le raccolgono un po' sull'edera e poi le api nostre devono necessariamente essere autonome fino a febbraio dell'anno dopo, e quindi spesso si interviene anche alimentandole. Quindi più o meno cosa gli dai e cioè, non lo so, quando è che glielo do io sto cioè nel senso, io lo do adesso, guarda, ogni intervento che si fa adesso con le api è un intervento di emergenza, perché adesso devono starsene in riposo. Noi quel che adesso ti faccio vedere qualche foto, noi interveniamo a fine inverno, questa è una famiglia che esce d'inverno, le alimentiamo con un panetto di candito, quello lì bianco che vedete è un sacchetto dove c'è un impasto di zucchero a velo mescolato con un po' di miele, dove che le api riescono a, se ne hanno necessità, di prendersi quello che ne hanno bisogno. Questa è un'alimentazione che si può fare di emergenza in inverno, noi cerchiamo di non averne bisogno, però in caso di bisogno si interviene così. Non si dà assolutamente alimentazione liquida in inverno, perché provoca problemi intestinali alle api, che non riescono a scaricare perché escono quasi mai, quindi insomma questa qua è la migliore soluzione. Quindi adesso dicembre, gennaio, poi i consumi di una famiglia in inverno sono molto limitati, perché non ha attività, i consumi aumentano di molto quando incomincia l'allevamento della covata. L'allevamento delle covate è molto dispendioso per una famiglia, specialmente in uscita dell'inverno, perché le famiglie sono fatte da tante api vecchie che hanno già mesi di vita alle spalle, hanno la necessità di mantenere la covata a 37 gradi, quindi capite da voi che sono api che devono darsi da fare, perché se non nascono sufficientemente le api nuove, queste qua vengono a morire e quindi la famiglia si trova anche in difficoltà a svilupparsi. E quindi è importante che le api riescano a mantenere questo equilibrio termico nell'accudimento della covata. Mi candito il mistero che poche volte l'ho messo, lo mettevo sopra, è meglio metterlo così sopra. Sì. Noi lo mettiamo così perché è più contatto con le api. Tanto il luogo è comodo lì, quindi se ne ha bisogno se lo prendono senza problemi. Poi è più caldo, perché la casetta, insomma, dentro l'alveare che ha sui 37 gradi al centro della covata, quindi lì penso che sarà un 15-20 gradi, mettendola di sopra della soffitta va anche sotto zero le notte in inverno.
E dopo si crea una piccola umidità che l'alveare crea ventilando, che ammorbidisce il candito, quindi lo mangiano più facile. Non bisogna spaventarsi di una famiglia che mangia tanto candito, perché in realtà si sta sviluppando. Quindi noi ne abbiamo tante, quindi il giro è anche abbastanza lungo, ora che le facciamo tutte è già ora di ricominciare. E quindi facciamo pacchi da 2,5 kg. Chi ne ha poche magari ne dà un po' meno, però deve sempre stare attento se ce ne sia o meno. Come si capisce che è il momento di mettere il candito? Il candito si mette quando incomincia a esserci la ripartenza della stagione normalmente. Cioè chi lo dà a fine gennaio, noi cominciamo solitamente a metà febbraio, quando vedi che scalda un po' le giornate, le api cominciano a muoversi, fanno la prima covata e quindi... Mi collego alla domanda che ha fatto il ragazzo, nel senso... L'anno che si diceva che circa un alveare produce sui 20 kg di miele all'anno, se non meno, no? Ma è stato anche detto che un alveare consuma 2 kg di miele al mese, circa. Molto di più. 20 kg produce ma 20 kg mangia. Oppure si intende, è un surplus di 20 kg di cui parlavo, cioè se il bilancio è... No, un alveare mangia molto di più di 20 kg. In inverno fai conto che ci vogliono, secondo me, una decina di chili solo a passare l'inverno. Poi nel corso della stagione hanno fabbisogni che sono anche 50, 60, 70 kg. Non dobbiamo darlo noi, le api normalmente si arrangiano, raccolgono. Quello che noi togliamo è tutto miele in più. Sì, sai, e quindi i 20 kg sono in più a loro fabbisogno, si intende? 20 kg può essere zero, perché tanti anni non si è fatto niente, e alcuni anni va molto meglio di 20, insomma. Cioè, non è l'unica cosa certa dell'apicoltura che dovete mettervi in testa questa sera è che quello che si fa quest'anno non si fa l'anno dopo, perché ogni anno, ogni stagione è a sé, e quindi bisogna imparare quelle piccole nozioni e un po' pian pianino con la passione cercare di seguire cosa chiamano le api alla fine. Ci sono zone d'Italia che fanno anche 80-100 kg di miele, insomma, sono un po' più fortunati, hanno più mesi all'anno dove fanno miele. Noi, insomma, sì, 20 kg penso sia un dato attendibile. Un apicoltore un po' più in gamba che le sposta ne fa anche di più. Quest'anno, comunque, anche spostandole non si è fatto niente. Poi il discorso del candito che mi ha chiesto quando sta bene, in questa foto si vede un po' male, vediamo se la carica. Questo qua è un esempio, queste qua sono api che vanno ad acqua sul fango, è una foto fatta in febbraio di qualche anno fa. Cos'è che ha quell'acqua lì? Quell'acqua lì è ricca di sali minerali perché è sul terreno. Prediligono molto più quest'acqua che quella del lavatoio che è pulita. Quando vanno ad acqua così vuol dire che hanno ricominciato il raccudimento della covata, quindi anche questo è un segnale che uno capisce che la stagione sta ripartendo. Questa qua è una foto in pieno inverno, ecco. Questa qua è una delle prime giornate di sole dopo magari 2 settimane di brutto tempo, e sono tutte fuori che stanno facendo i voli di purificazione. Di fatto loro hanno mangiato per 2 settimane senza mai scaricare, quindi hanno questa necessità anche. Nel momento in cui voi andate a trovarvi il posto dove mettere giù le casette, dovete stare attenti anche a queste cose, che d'inverno prendono sole ad esempio, che siano esposte non dico al sud ma almeno a est e ovest, un po' rialzate del terreno in modo che non sentino l'umidità, in modo che si crea anche un ambiente dove loro si mantengono anche sane, senza muffe, senza umidità, senza stress, che va tutto a sovraccaricare un'ape che è già un po' delicata di sé. Fate conto che un'ape invernale nasce, viene, l'allevamento della covata invernale comincia a fine agosto, nasce dai primi di settembre fino a metà ottobre, fa conto, e vive per 6 mesi. Quindi un'ape molto delicata, quelle estive vivono un mese e mezzo in base a quanto lavorano. Quindi capite da voi che... capire quanto è delicata quest'ape aiuta molto a evitare quelle che sono le problematiche che prima mi chiedeva.
Cosa si fa per evitare? Api sane, bene alimentate, sono quelle che permettono alla famiglia di passare l'inverno. Ecco che uno non si trova più ad avere morie molto elevate, come è successo qualche anno fa. Quindi nel dubbio, dagli un dito. Se ne ha bisogno, cioè dopo uno nel tempo, visitando le api, impara anche a capire. Adesso faccio fatica a spiegarvi, perché ci saranno le lezioni in apiario, però... Sì, ma appunto nel dubbio uno, come dire, che magari non riesce a decifrare, a capire, sì, ne avrebbe bisogno, non ne avrebbe bisogno, nel dubbio è meglio darglielo il candito. Sì, nel dubbio sì, piuttosto che morire di fame, certo. Però torniamo al solito discorso che ho detto prima, che dai primi novembre le api dovrebbero stare a riposo. Se noi continuiamo a alimentarle tutto il periodo invernale, fa più danno. Facciamo danno, quindi loro continuano a lavorare, e torniamo al discorso dello stress. Importante l'esperienza dell'apicoltore qual è? Che fine agosto, settembre, nutrire, siccome dopo ci sarà anche una serata col discorso di trattamenti, che cose lì. Quindi importante è dargli da mangiare, alimentarle nel periodo giusto, in modo da affrontare l'inverno, che le casse siano bilanciate, che hanno le scorte dentro. Quanto? È fatica a dire quanto ci deve essere, è l'esperienza dei telai come sono, in modo tale che dopo loro non devono continuare a lavorare, perché se noi continuiamo a alimentarle, loro continuano a lavorare, novembre, dicembre, gennaio, e torniamo al discorso che ho fatto all'inizio, che noi ci troviamo a febbraio con la partenza, e abbiamo le api vecchie, stanche, stressate. Quindi è una cosa abbastanza complessa da fare. Questo avviene con l'esperienza, andando a visitare in apiario, ora si vede quante scorte ci sono. È molto importante affrontare l'autunno con le scorte giuste dentro, in modo che arriviamo al momento opportuno, comincia a fare il freddo, che loro si fermano, dovrebbero andare in gromere. E si diceva prima appunto che se l'inverno è troppo caldo, le api escono e quindi si stancano, no? Ma se io a questo punto le espongo le casette a nord, dove fa freddo, e stare in gromere, allora... Beh no, il clima non si comanda, è l'unica, cioè una delle poche variabili su quello non si gioca. Insomma, ogni stagione va a sé, quindi se fa caldo, però se te hai le api a posto, anche se fa un inverno caldo, vai tranquillo che problemi non ce ne sono. Cioè, te poi, come diceva Gianni, l'importante è arrivare all'inverno con le api giuste e sane. Il lavoro incomincia molto prima, incomincia già in estate, in piena estate, appena sono finiti i raccolti, fare subito i trattamenti di pulizia della varroa, che è la malattia principale che hanno le api, che si porta dietro una montagna di virus che porta le api a essere deboli, ma nascono male con le ali rovinate, quindi senza un'aspettativa di vita lunga. Trattamenti fatti bene, dopo si alimenta gli alveari in autunno, normalmente non si hanno problemi in inverno. Anche se fa un inverno caldo, freddo, le api non muoiono di freddo, muoiono o di fame o di cattiva conduzione da parte dell'apicoltore. Se noi arriviamo a affrontare l'inverno e la casetta è ridotta già a un minimo di api dentro, avevamo un mucetto così, facciamo fatica... Cioè meglio unirle, da due farne una, perché sennò da due perdiamo tutte e due, meglio farne una. Ecco, importante è arrivare a affrontare l'inverno, che le casse siano state curate, che ci sia un numero di api sufficientemente dentro, abbondanti, in modo che possano passare l'inverno, perché il muccetto di ave... Il muccetto di ave resta un muccetto. Comunque noi, tra famiglie che teniamo a miele, famiglie che teniamo per l'allevamento, i sciami che poi facciamo per la vendita, inverniamo, quest'anno abbiamo fatto più di 1100 famiglie, le mortalità invernali le contiamo su una mano, e sono qualche famiglia che si cambia la regina in pieno inverno,
che non può fecondarsi, e quindi va a perdersi, le api si perdono o diventano fucaiole. Però se uno lavora bene, problematiche non ce ne sono, bisogna soltanto capire quelli che sono gli elementi essenziali. Se vogliamo fare un piccolo accenno sui trattamenti. Volevo chiedere, ma la casetta si può aprire quando praticamente sono nel periodo invernale? Quando abbiamo aperto anche oggi, stamattina avevamo il ghiaccio alto così, insomma, sì. Ci vuole un po' di maniera, un po' il fumo e le scaldi, ma... Non è che si rovina... Non succede niente. Non succede niente perché praticamente dentro i telini. Sì, ci vuole un po' di modo, andare pian pianino, col fumo e le scaldi un po', sposti i favi lentamente, stanno attento che le api non cadano giù. Perché se cadono giù è talmente freddo che poi neanche più si muoiono, si muovono, quindi si congelano. Però sì, può. Piuttosto che una famiglia muoia d'inverno da fame, è meglio dargli un'occhiata e dargli un favo pieno di cibo che magari uno ha in magazzino o tolto da una famiglia più popolosa di fianco. Importante è aprire questa stagione qua. Adesso che c'è ancora le giornate abbastanza... Quando chiese così vuol dire che hai la scorte. Sì, così va bene. Guarda. E logico, se puoi aprire a casetta... Bene, a casa. ...la sera alle 6, puoi andare nei orari centrali della giornata, che non sia vento, che non sia... Sempre un po', adesso non facciamo ancora 7-8 10 gradi. Ma se puoi andare a casetta, sbadare un telegino, andare a togliere il panino, mangiare il panino, e continuare. Un po' di maniera, aprirla, ridurre i tempi più possibile. L'esperienza di un apicoltore con il sacco coperchio e vede subito come è la situazione di scorte. Pesarla un pochettino con la mano, alzare la casetta, pesarla con la mano, si prende mano da sentire da una all'altra. Sì, certo bisogna andare con maniera questo periodo qua, perché il problema è il freddo, però un freddo, non che sei covata adesso, quindi il problema del freddo è anche quando che sei covata, muore a covata perché c'è per colpo del freddo. Adesso covata in teoria non dovrebbe essere, in teoria. Prima dicevi del dove posizionare l'apiario, in collina, possibilmente in collina, ma qua nei nostri comuni di pieno dove si fanno i trattamenti per il Blue Nile, ricominciano in aprile e finiscono i trattamenti a settembre, cioè conviene mettere gli apiari oppure mettere in collina anche per questo, cioè perché se a Vicenza voi avete, voi avete... Ecco, sì, ecco, chi fa le domande per gentilmente, se può avere una tono e voce alto, conviene da me che mi sigo, in modo che anche chi in fondo senta la domanda, perché sennò poveretti. Ok, grazie. No, la pianura ha i suoi limiti. Purtroppo la monocultura del mais e della soia porta all'uso di veleni, al fatto che l'iserbo impedisce che ci siano erbe spontanee dove le api vanno continuamente, e quindi sì, le api uno può tenerle, però insomma ha i suoi limiti. La collina invece comporta che se uno è distante dalla zona dei vigneti, un po' degli olivi, trattamenti grossi non ce ne sono, e quindi uno le api ha meno difficoltà a tenerle. Chiedo a loro se voi avete l'apiario in città, in zona del mercato. La città è un ambiente diverso dalla pianura, perché tutti i giardini botanici che ci sono in giro nelle città sono molto rigogliosi di fiori, e anche alle volte molto meno inquinamento della città che la campagna. Sì, ma il problema è adesso il trattamento per le zanzare. Sì, quello è il grosso problema. Adesso negli ultimi anni si sta... Quel comune, lo stiamo... prendendo seriamente che problema lì dei trattamenti per le zanzare, quei comuni è un problema, vediamo come si può fare. Già i comuni hanno abbastanza limitato l'uso del glifosato, che è un prodotto molto tossico, specialmente per le api, quindi quasi due volte insomma lei... Lì quest'anno va a trovare tanti martinei, greoni, pilarossi davanti ai casetti che si portano via le api, sì. Che danno fagli. E mai le api? No. No. Ma è tanto questa è la mia. No, non mi ha dato un sito. Comunque, per tornare al discorso delle scorte, questo è un favo di scorte. Questo qua è tutto miele o percolato, vuol dire che è miele maturo, che le
le api riescono a mangiare tranquillamente durante tutto l'inverno. E questo è un bel favo, abbastanza abbondante. Dopo, casomai, ve lo passate. Dopo lo passiamo, venite a vederlo, lo passiamo. Sì. Su questa fascia si vede in fondo alle celle delle macchie arancioni, giallognole, un po' di tutto. Quelle polline. Infatti, se andiamo a togliere questa pellicola di miele, sotto c'era. C'è del polline anche qua. C'era. Pellicola di cera. Sì, di cera. Sotto sto miele, in fondo, troveremo anche del polline. Le api, mano a mano che se le mangiano, trovano tutto quello che loro hanno di bisogno nella fase d'inverno. Fai conto che una famiglia bella e popolosa, almeno 4-5 favi così deve averli. Nella parte bassa, che lei se non aveva detto, adesso facciamo girare e vedete chi sono le celle più grandi. Perché? Quelle sono le celle dei maschi, dei fuchi. Vedete la parte in fondo? Ecco, questo è un bel telaio come scorte. È un telaio ai limiti da scartare. Comincia a essere un telaio vecchio. E loro vanno in cerca dei telai nuovi, belli, cera nuova, questo è un po' al limite ormai. Si deve portare il laterale e scartarlo. Ogni anno dobbiamo cercare di scartare due telai del nido, mettere due telai nuovi. Adesso chi partirà tutto nuovo non ha questo problema, ma questo telaio un po' vecchietto, per stabilire basta guardarlo contro il sole, se non si vede la luce a parte di là il telaio da eliminare. Questo comunque come scorte è un bel telaio. Chi lo vuole prendere in mano? Sentite il peso, lo valutate dal peso. Quello lì sarà almeno un paio di chili pieni. Ecco, quando in un alveare ci sono 5-6 favi, così sì. Vuol dire che la domanda che faceva prima sulle scorte vuol dire che passano l'inverno senza problemi. Come si fa ad avere dei telai così anche di più, cioè fino in fondo, perché quello lì c'è una parte che hanno già mangiato, alimentandole a fine estate, conoscerò. Se ce n'è bisogno, dipende sempre dagli ambienti, dipende dalle stagioni. In alcune zone quest'anno abbiamo avuto una buona edera che ha anche intasato molto i nidi, e hanno avuto il problema apposto che non hanno avuto spazio per sviluppare la covata invernale in modo sufficiente, perché il miele che entrava talmente in abbondanza e occupava il posto della covata. Quindi serve attenzione a questa cosa, non è che uno deve dargli da mangiare in modo automatico alle api. Sì, diciamo che potrei anche lasciare il miele al posto di prenderlo è un po' più matematico e candito, costa meno del miele, però sì, questo penso che se gli faccia meglio il miele, insomma, no, è sì, chiaro, ma... che loro preferiscono il miele, questo non c'è dubbio, però al di là del ragionamento che faceva appunto Alessio, no, al di là del ragionamento che faceva Alessio prima, no, sull'allevamento delle api, però alla fine la soddisfazione è anche riuscire a raccogliere del miele. È chiaro che le api preferiscono comunque il miele. Se voi fate l'errore, qualche volta l'ho fatto anch'io, di lasciare un favo, dimenticarci un favo col miele fuori, capite quanto preferiscono il miele, perché vedete, si scatena il cosiddetto, mi ha spiegato l'altra volta, il saccheggio, per cui tutte le api vanno su quel favo in cerca di mangiare il miele. E poi prese da questa frenesia vanno anche dentro gli alveari a portare via il miele a quelle che agli alveari che sono più deboli. Faccio senso, se no. Sentite in fondo, se no gli faccio usare il microfono. Alimentare le api in autunno non è solo a integrare le scorte, gli dà anche quello stimolo a sviluppare una covata molto più ampia. Se te gli lasci il miele suo, quello lì non stimola, il miele morto, il miele fermo, cioè sono zuccheri messi là, non dà alcun stimolo. Invece la somministrazione di alimentazione pian pianino innesca quei meccanismi alla famiglia di stimolo che raccoglie più polline, leva più covata, fa della cera nuova. Questo è uno sciame che avevamo messo del candito in autunno. E vedete che esuberanza ha avuto talmente tanta che ha costruito anche della cera nello spazio che avevamo lasciato per il pacco di candito.
Questo qua è uno sciame che inverni tranquillamente, sarà uno sciame che pesa 15 kg, insomma, anche di più. Però quella lì in mezzo si vede della cera rotta con del miele, quello lì, esatto, quello lì è tutto miele di edera. Si vede dal colore, dal periodo anche, perché è stata fatta in autunno, in settembre sta foto. Quello lì è tutto miele di edera che lo raccoglievano in quel periodo. In questo modo hanno mantenuto lo spazio della covata molto ampio e l'edera l'hanno messa tutta quanta su quella cera lì nuova che hanno costruito in quei giorni. Quindi dargli da mangiare in autunno è importante se uno vuole invernare le famiglie in modo ottimale. Beh, dargli da mangiare, sapete cosa significa? Non ne abbiamo parlato l'altra volta, ma gli si dà dello sciroppo che... Beh, esistono due modi di dare da mangiare le api, o con l'alimentazione liquida, che è uno sciroppo, di fatto è zucchero sciolto in acqua. Che va messo in questo falso telaio, questo è il nutritore, vedete? Questi sono i cinque telai del nucleo, questo... E il nutritore non è altro che un contenitore in plastica che ha tenuta, quindi se facciamo l'alimentazione liquida la mettiamo qua dentro. Si può fare anche sopra col disco, però diciamo che con questo sistema è migliore. Logica che costa un pochino di più comprare il nutritore, però ha due funzioni, mi fa anche da diaframma. La prima lezione abbiamo parlato del diaframma, l'importanza del diaframma, no? Perché se qua noi avessimo invece di 5 telai, 6 telai senza il diaframma, senza il nutritore, immaginate come facciamo a togliere un telaio, perché questo è un nucleo abbastanza bello forte, quindi ci sono tutti questi ponti di cera. Noi andiamo a togliere un telaio per controllare, per spostare gli altri, e cadiamo nel rischio, qual è? Quello di uccidere delle api. E magari finché, anche la regina. Finché uccidiamo magari... una, tre, 10-20 api, sì, non succede niente. La regina ce n'è una, se noi andiamo a uccidere la regina in certi periodi, quando regine non ce ne sono più in commercio, e non si possono fare regine nuove perché non ci sono i fuchi, quella casetta lì rimane orfana e quindi è destinata a fare una brutta fine. Ecco perché usiamo il diaframma, o con questo sistema o col diaframma in legno, però io vi consiglierei partire a prendere questi, una volta costa di più di un diaframma di legno, però ha doppia funzione e quindi rimane tutto il tempo dell'anno. Mentre se noi facciamo l'alimentazione col candito, col pacco di candito che ha fatto vedere prima Alessio, col sacchetto bianco, l'unico sistema per alimentare col candito, a parte lui che fa un altro sistema, ma è diverso il discorso, non andiamo a toccare quel discorso lì, lo mettiamo sopra i telai, quindi loro lo trovano bene a portata di mano, rovesciamo il coperchio, copri favo, no? Lo mettiamo rovescio e quindi che sarebbe quello di cima, no? Lo mettiamo rovescio e abbiamo i 6-7 cm di spazio che ci sta il pacco di candito, ma tutte cose che le vediamo in seguito quando andiamo fuori a fare lo sito in aviario. Portate adesso. Adesso io pensavo, dopo facciamo un po' di domande, no? Vi do la parola adesso. Per evitare di fare confusione, dovrei essere anche un po' schematici, no? Abbiamo visto, mi sentite? Abbiamo visto la volta scorsa cos'è la vita dell'ape, le sue... Che tipo di microfono? Io domenica, vero? Sì. Abbiamo visto la volta scorsa la vita dell'ape, la divisione nell'alveare delle varie caste, se ricordate, no? Il fuco, l'ape operaia, la vita dell'operaia, il percorso dell'evoluzione della deposizione, della nascita, dalla deposizione dell'uovo alla nascita dell'ape e anche quello della resina. Oggi Alessio ha ampliato ancora di più, io credo che però per chi si avvia all'apicoltura è necessario avere anche quasi un cronoprogramma, no, di cos'è l'anno,
di cosa si fa durante l'anno, quando si comincia e cosa si fa, non dico mese per mese perché qua, ma direi di sì, quasi mese per mese, cioè qual è in base alle stagioni, in base al periodo, cosa si deve fare con, da quando una persona prende un nucleo e comincia con il nucleo. Beh, incominciamo da adesso, lei dall'inverno. Beh, abbiamo già visto come abbiamo già visto come in fase di uscita dall'inverno è importante dare il palco di Candito. Questa è una bella famiglia, è già a 8 e quindi tanti interventi non ne ha bisogno. Altre famiglie magari sono più piccoline, come può essere questa ad esempio. Finché non incominciano le grandi fioriture, dove le api incominciano a sbiancare, cosa vuol dire? Che incominciano a fare cera nuova, come abbiamo visto quella foto di prima, che tutta la cera bianca, quella bianca è la cera nuova. Finché non sbiancano, gli si dà solamente il candito. Normalmente a inizio aprile, che c'è la fioritura del ciliegio, del tarassacco, le famiglie hanno una popolosità tale che fanno cera nuova. E cosa si fa? Si incomincia a mettere dentro i telaini nuovi, gli si dà i fogli cerei. Perché, premessa, il nucleo quando lo prendete è su 6, 5 più il nutritore. Esatto. Bisogna portarlo, perché poi possa produrre, bisogna portarlo su 8-9 telai più il nutritore, cioè nella casetta in legno. Esatto. A quel punto, quando è su 9 telai, tutti belli, riempiti, coperti di api, è pronto per... Praticamente le api hanno un meccanismo fisarmonica che si amplia, la dimensione del nido si amplia e si riduce seguendo l'andamento stagionale. Si parte dai 5 favi, come può essere un nucleo che viene consegnato a fine marzo, inizio aprile solitamente. Questa famiglia è un po' più bellina e la si fa sviluppare fino a riempire totalmente il nido. Lì si aggiunge i fogli, i telaini con i fogli ceri. E li hanno visti una volta? Sì, l'altra volta. Ecco. Quelli accoppiati, che non sono solo stampati. Beh, in quel periodo lì i fogli ceri vengono tirati tranquillamente dalle api, vengono costruiti con facilità, perché abbiamo le fioriture che gonfiano le ghiandole ceraiole delle api, quindi nel giro di qualche giorno i fogli vengono costruiti. Noi, da andare cauti, li inseriamo in penultima posizione. C'è il nutritore, il primo telaino che solitamente è pieno di scorte, e in mezzo lì inseriamo il telaino nuovo. Dopo 5-6 giorni gli si dà un'occhiata. Quel telaino lì, se lo vediamo completamente sviluppato, lo spostiamo al centro della famiglia e ne mettiamo uno nuovo al posto suo. Così, pian pianino, in base a quel che è lo sviluppo della famiglia e quel che è l'andamento stagionale, ampliamo quel che è il nido. Quando il nido è pieno, 8-9 favi, normalmente se consegniamo gli sciami ad aprile viene pieno intorno al 20, fine mese. È il momento che fiorisce anche la caccia e lì si sovrappone il melario. Ecco, intervengo per completare. Resterete meravigliati della velocità in cui le api costruiscono. Cioè, quando c'è fioritura, quindi c'è nettare, veramente hanno una capacità di costruire in pochissimi giorni il telaino. Cosa vuol dire costruire? Riempirlo, cioè dal foglio cereo svilupparlo completamente. E poi riempirlo di covata e certo. Quindi quando parla in un mese la famiglia raddoppia di popolazione, di dimensione. Poi adesso faccio fatica, è quasi impossibile uno che non ha mai visto api, ma in quel momento lì l'alveare è un tutto di suoni, di profumi, che è inebriante, ti coinvolge in modo molto forte. E uno da utilizzando tutti i 5 sensi capisce direttamente anche le api di cosa hanno bisogno, perché se raccolgono miele e fanno cera nuova hanno un profumo tutto suo. Uno negli anni comincia a diventare quasi in simbiosi con quel che è lo sviluppo delle api. In quel periodo lì di voce, in quel periodo di particolare lavoro,
Si disturba l'alveare andarlo a visitare oppure si può visitarlo tranquillamente? Se le api sono lì in fase di raccolto, te non dai alcun fastidio nelle visite. Certo che ci vuole un po' di, anche lì, di manualità. Se uno ci sta un'ora, le api cominciano ad essere un po' molto aggressive, sia nei confronti dell'apicoltore che anche con le casette vicine. Perché ricordiamoci che le api sono molto svelte a rubare se ne hanno l'occasione. Se te lasci un alveare aperto troppo a lungo, emana degli odori di miele, di covata, che attira le api da fuori e là possono succedere fenomeni di saccheggio talmente forti e violenti che alle volte uccidono anche le api. Quindi all'occhio a star là una vita su delle casette. Se c'è tanto raccolto fuori, si va in apiario, si aprono le casse con abbastanza tranquillità. Se c'è parecchio raccolto, perché loro sono interessate a raccogliere. Logico che ci vuole anche che non sia una giornata ventosa con tanto vento, perché questo le agita. Certo, ci vuole manualità e cercare di fare più presto possibile. Si può stare lì, riprendiamo ogni tanto, insomma, no, cercare di 5-10 minuti. Non c'è i 5-10 minuti, dipende che lavoro devi fare. Se io devo controllare se c'è la regina dentro, tolgo due telai centrali, vedo covata e inutile va in sacca della regina, perché la regina c'è. Se c'è covata, la regina c'è. In partenza, in primavera, la covata comincia dal centro di telai, mai dal laterale. Quindi inutile fissarsi a dire aspetta che vuoi vedere la regina è sempre qui. Non cambia niente. Qui la regina e basta, mi quando che ho guardato, tiro sul teatro, vedo che è covata, fresca, chiudo, quindi è questione di un minuto, due, non di più. Se invece non vedo covata, non vedo covata, è logica che devo dedicare un attimo di più tempo, eventualmente cercare anche la regina, come mai non mettere giù covata, però... Andiamo avanti con il periodo. Sì, scusatemi se sono schematico, non sono abituato a fare anche queste cose. Allora, mi metto nei vostri panni e si rischia di fare confusione, quindi per questo volevo un po' di... Sì, siamo arrivati all'inizio maggio, comincia la fioritura della caccia, è la fioritura principale, più imponente che abbiamo qua da noi. Se l'anno è buono, dà anche ottimi raccolti e abbondante produzione di miele. Si sovrappone il melario, non so se gli hai fatto vedere, è fondamentale l'uso degli scudi di regina. Non è anche portato via. Comunque, posso spiegare, ma non porta via, mi sembra, no? Avete visto la griglia, no? Comunque, questa è una foto un po' di un anno molto buono sulla caccia. Una foto che mi ha portato dietro da... Fotografatelo e scordatevelo. Vedete gli alveari con sopra una bella pila di melari. Allora, quando incomincia la fioritura, gli si aggiunge il primo melario. Tra il melario e il nido viene messa una griglia che ha una dimensione tale che passano le api, ma non la regina, in modo che lei se ne stia sotto nel nido e di sopra ci sia tutto miele. Questo perché poi i favi che hanno tenuto covata sono soggetti a camule, danno gusti strani al miele e quindi... Per evitare ogni problematica si fa in questo modo. Se il raccolto è abbondante, se ne aggiunge un secondo, un terzo, un quarto. Basta, dopo l'altro si ferma perché insomma non stai neanche più in piedi. Fa conto che un melario pieno colmo di miele sono anche 15-18 kg. Di... Avete visto? No, questa è il nido, giusto? Vedete? E questi 1, 2, 3, 4 sono i melari. Ma quando metto un altro telaio, no? Quello pieno lo porto in cima e lascio sempre sul posto. Chi ha la schiena buona lo mette in alto e mette il vuoto sotto. Però quando che sei abbondanza te puoi mettere il vuoto al sopra del pieno, non succede niente, le va comunque a riempire tutto. E perché non si toglie invece di mettere uno sopra? Che lo sei un tempo? Ma dopo in realtà anche qua si cerca di fare un miele unifloreale, cioè tutto della stessa fioritura. In più c'è anche la necessità
che il miele non puoi toglierlo subito perché non è maturo, bisogna aspettare il tempo che le api lo asciughino. Quindi se qui, qua siamo in una zona collinare con una fioritura da caccia molto lunga, qua dura 20 giorni quasi, che parte dal fondovalle e va fino in cima, e quindi ci vuole del tempo prima che il miele sia tutto quanto percolato e a posto. Quindi gli aggiungi meliari, aspetti che finisca tutto e poi togli. Cioè, quindi questa è solo la caccia? Questa è solo la caccia? Sì. L'apicoltore professionista ha possibilità di umidificarlo a casa il miele. Un piccolo apicoltore che non ha tanti mezzi aspetta che tutto il miele sia percolato, sia chiuso, quindi può toglierlo senza che poi sia soggetto a fermentare nel tempo. Finita la caccia, faccio un po' veloce, togliamo tutti i melari, si aggiunge nuovamente il melario vuoto e si seguono quelle che sono le fioriture. Se uno ha gli alveari nella stessa posizione, può essere che sia in città che ci sia il tiglio. Se invece in collina c'è il castagno, il primo fiorisce a inizio giugno, dura una decina di giorni più o meno. Castagno invece va da 8-10 giugno qua sulle colline dei Coliberici e finisce il 20 luglio sulle montagne dell'Alto Vicentino. Lì si può fare anche la transumanza, cioè chi vuole le carica sul furgone, sul camion, si attrezza in qualche modo e può spostarle. E comunque si arriva massimo alla metà di luglio che i raccolti sono finiti da noi. Da noi. Finiti i raccolti non si perde tempo, non si indugia, si fa subito quel che è il trattamento contro la varroa. Nelle prossime lezioni verrà spiegato molto più a fondo. Comunque già segnatevi che quello che noi consigliamo come associazione è il blocco di covata, che è un trattamento che necessita un po' di manualità, però permette di pulire le api da quest'acaro che crea molti danni in modo molto efficace senza utilizzo di prodotti che inquinano quel che è l'acero, quel che è il miele. Si può utilizzare tranquillamente in biologico, quindi non ha controindicazioni di nessun tipo da quel punto di vista. Avevo delle foto, vediamo un attimo se le trovo. Comunque faremo un'uscita proprio in quel periodo lì per far vedere proprio praticamente come si fa il blocco di covata. E niente, il trattamento dura una ventina di giorni più o meno. Siamo arrivati a metà luglio che i raccolti sono finiti, si tolgono i melari, si fa il trattamento e un attimo si arriva già a quel che è inizio agosto, ferragosto più o meno. Da lì in poi le api cominciano già a sentire le giornate che si stanno accorciandosi e cominciano a sentire il bisogno di quel che è l'allevamento delle api invernali, e lì si ritorna al discorso fatto all'inizio. L'alimentazione autunnale, molto importante, che non deve andare avanti fino al massimo fine settembre, inizio ottobre, dopo è deleteria, bisogna che i lavori siano fatti bene in anticipo. E per chiudere la stagione, che mi stavo dimenticando, in questo periodo, in novembre adesso, quando le famiglie sono senza covata, si fa l'ultimo, il secondo trattamento contro la varroa, che è quello di pulizia complessiva. Anche lì si può utilizzare l'acido salico, vi verrà spiegato dopo quando si farà la lezione sui trattamenti. Si può utilizzare anche quello in biologico senza problemi, quindi imparando a calibrare queste due cose, questi due trattamenti fatti in modo efficace, uno gestisce le api senza utilizzare prodotti di sintesi, fitofarmaci di nessun tipo. Se volete ho qualche foto anche, insomma, vediamo un attimo. Quindi si arriva a fine dicembre con le famiglie pulite dalla varroa, loro sono ferme in glomeri invernali e si aspetta che ricominci la nuova stagione.
è la ruota dell'apicoltura delle stagioni che gira. Prenderemo anche un'altra lezione, però quando si arriva a dicembre è chiaro che è calato il numero delle api, per cui nella cassa di 9 telaini più un tutore non si tengono più 9 telaini in maniera che, perché le api si disperdono, bisogna pensare a restringerle, per cui si mette, si sposta il diaframma in maniera tale da avere 6-7 fabbri dell'apporto della quindia, qui si restringono, stanno meglio, stanno più calde, e poi si aspetta la nuova stagione, lì si aspetta il caldito a febbraio, marzo, inizio adesso, secondo appunto della stagione, per stimolarle e fare in modo che ripartano poi a primavera per arrivare in produzione, e quindi abbiamo concluso il ciclo, ecco, dei periodi insieme. Metteremo nel sito, c'è anche una bella pubblicazione che hanno fatto i produttori, il calendario mensile, cioè con tutti i lavori che bisognerà fare mese per mese nel diario. È chiaro che questo è sempre legato però alla stagione, è una stagione che stiamo cambiando completamente, quindi ci dobbiamo anche adeguare al tempo. Mettiamo le domande, io direi adesso. Sì, dai, una cosa veloce. Se ho bloccato prima, sono fatto di dire, quindi... L'anno scorso c'è stata una settimana che ha piovuto sempre. Due mesi. Anche, ecco. Io mi sono rivolto a una persona che è abbastanza esperta e mi ha consigliato di riempire il telaino, quello di plastica, il contenitore, Nutritore. Con acqua e zucchero. Nutritore, con acqua e zucchero. È successo che dopo qualche giorno ha sciamato. E okay. Quindi qual sì, è il motivo? Sì. Cioè, gli ho dato a mangiare e loro vanno via. Non che periodo era? Aprile. Sì, cioè aprile è il periodo in cui le famiglie sono soggette a sciamare. Abbiamo visto nel filmato che è il loro istinto naturale, l'idea di moltiplicarsi che hanno le api in quel periodo lì. Gestirle perché non sciamino è una cosa un po' difficile. Perché famiglie abbondanti, tante api, sono soggette a voler sciamare. Poi ci aggiunge il fatto che hai fatto due mesi di pioggia, te hai beccato una settimana dove non uscivano mai, e quindi sono tutte incalcate in quel poco spazio che hanno, e quindi si sentono molto più stimolate anche a voler sciamare. Gli hai dato alimentazione liquida, che le stimola molto, e quindi hai messo insieme i tre fattori che sono più stimolanti a voler sciamare. Quindi sì, bisognava alimentare le api perché quest'anno ho fatto due mesi di meteo veramente estremo, però comunque potevi intervenire se rompevi le celle, se ti accorgevi rompevi la cella dentro reale, non potevi nascere la regina, e alle volte riesci a trovare la... Poi se ti è sciamata qualche giorno dopo. No, ma se ti è sciamata qualche giorno dopo che gli hai dato il liquido, aveva già in mente di sciamare la famiglia. Perché quando che cominci ad avere la cella, l'allevamento della cella reale, ci vogliono 10 giorni prima abbondanti, prima che la famiglia vada a sciamare. Quindi vuol dire che aveva già celle costruite da prima. In quel periodo lì, l'apicoltore esperto le visita con una cadenza molto frequente, ogni 5 giorni al massimo vanno visitate le api e lì si